cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi, da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme, sono lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori. Siete tu, Padre, che per amore mi hai creato, e tu, o Gesù, che per me sei salito sulla croce a scrutare la mia mente e il mio cuore. Lo fate per rendere la mia vita più bella, più libera, più gioiosa. Guardami, Signore, e salvami ancora. Signore Gesù Cristo, noi sappiamo che tu ci guardi sempre con infinito amore e tenerezza paterna, e vuoi che viviamo sicuri sotto il tuo sguardo, che è sempre veglia su di noi. E tu raccogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua, per purificarle. Benedico il cibo, perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine, che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, vivi, defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola anche online. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunica in prima la tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, io continuo a creare, ed è tutto per voi. Se non vi sostengo, voi cadreste nel nulla. Mi amereste abbastanza per ringraziarmi? La continua creazione del corpo e del pensiero umano vengono dal mio amore eterno. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. Fiate sempre. Ave Maria, prega. Prega per noi. Cari fratelli e sorelle, questa sera, alle ore 20:30 in diretta, dal Cenacolo di Preghiera di San Martino di Schio, sul nostro canale e per chi vorrà anche in presenza al Cenacolo, con Don Umberto reciteremo il Santo Rosario e adoreremo Gesù nel Santissimo Sacramento. Pregheremo per le intenzioni di Maria, Regina dell'Amore, e ricorderemo anche le intenzioni di tutti voi. Vi aspettiamo questa sera, ore 20:30. Grazie. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.